Quindi l'ergastolo con isolamento diurno per anni due, per Bidognetti Francesco, Caterino Giuseppe, Giovane Antonio, Schiavone Francesco del 54, Schiavone Francesco del 53, Schiavone Walter e Zagaria Vincenzo. Sentenza di condanna all'ergastolo dunque per tutto il vertice del clan dei Casalesi. Condanne di primo grado confermate. Io sono soddisfatto, salvo, ripeto, l'esame va esaminato meglio con opportuno dettaglio, tenuto conto di una complessità. Ma questa è l'ultima e forse la più importante autorevole conferma della validità del nostro lavoro, che ci incoraggia ad andare avanti con la stessa determinazione di sempre. In questo momento credo che quindi questa sentenza abbia anche un significato culturale, non soltanto giudiziario. Il mio pensiero va, come ho scritto qualche giorno fa, anche a tutti i caduti. La Procura Generale ha chiesto la conferma di 16 ergastoli, in particolare per una quindicina di omicidi commessi a partire dall'88. Si parla tra l'altro di alcune lupare bianche, l'eliminazione del padrino storico della Camorra di Caserta e del Basso Lazio Antonio Bardellino, dei suoi nipoti e di altri parenti e affiliati, uccisi secondo un piano di sterminio che ricorda, fatte le debite proporzioni, quello attuato dai corleonesi a Palermo. La mattanza che segnò il patto di nascita del cartello camorristico dei Casalesi, un patto firmato con il sangue, una mattanza proseguita negli anni per i successivi aggiustamenti di vertice dell'organizzazione. Sconcertante un dato a cui dovrà essere dedicata attenzione anche dopo la sentenza d'appello. Quasi nessuno dei capi del clan dei Casalesi, gli Schiavone, Bidognetti, gli Zagaria, Iovine, detenuti o latitanti, nonostante arresti, condanne a pesanti pene da scontare, cioè condanne passate in giudicato, escarcerazioni per decorrenza dei termini o altro, sono quindi sempre possibili.